Bella gente, buongiorno, anche se è già praticamente pomeriggio. Noi stamani siamo stati fermi in questo parcheggio che ci ha ospitato nelle scorse due notti e adesso è veramente giunto il momento di andare verso Tanger Med, ovvero il porto da dove partono le navi in direzione Italia. Bella gente, in lontananza, Tanger Med. Ci siamo. Da dove siamo partiti siamo tornati. Volevo spendere una parola ringraziando Mosquito Royale anche per quest'anno. Filippo ha fatto un gran lavoro meccanicamente. Grazie a te che siamo qua. Alla macchina è andato tutto bene e abbiamo fatto oltre 20.000 km in questi 6 mesi facendo solo il tagliando e poi vabbè c'è stato un problema di un cambio, ma quello purtroppo non era colpa di Filippo, era difettoso in garanzia. E per il resto ragazzi la macchina si comporta veramente bene. Io volevo riferirmi a tutti quelli che sputano merda sui Land Rover. Io direi a queste persone di affidarsi a della gente che sa quello che fa meccanicamente e di farla finita di metterci le mani loro, che probabilmente il vero problema dei Land Rover sono i proprietari che vogliono mettere le mani, aggeggiare, no? Fare, me lo faccio da me il lavoretto e poi fanno le minchiate. È giusto essere a conoscenza del proprio veicolo, saperci mettere le mani in caso di emergenza se succede qualcosa. Ma quello è chiaro, però non è che devi sapere smontare un cambio, tanto non lo farai mai. Noi abbiamo il nostro Filippo e solo Filippo ci mette le mani. No, no, ragazzi, veramente una gran macchina, veramente una gran macchina, una diciamo anche versatilità unica. Inizialmente avevamo anche questo problema del vento l'anno scorso, però quest'anno ragazzi abbiamo fatto 6 mesi e non abbiamo mai dormito con il tetto chiuso, mai. Sì. Ci siamo spostati un paio di volte per il vento, ma quelle ragazzi di volte in 6 mesi. Questa nuova tela sicuramente è un grande acquisto, un buon materiale, tutto quanto. Sì. Volevo spendere una parola anche per Rino di Camping Grazie, Service Rino. Di Bastia. Vi lascio il suo canale YouTube qua sotto in descrizione. Sì. Perché anche senza di lui non saremmo stati qui. Senza ombra di dubbio. L'impianto nuovo funziona alla grande, è stato testato alla grande e sicuramente è pronto per la prossima avventura. Abbiamo queste piccole diciamo rifiniture da vedere che poi ve le racconteremo strada facendo. Quindi ragazzi grazie mille e grazie a voi. Adesso andiamo in direzione imbarco. Chi ci ha seguito dall'inizio in questo viaggio del Marocco si ricorderà questo posto quando siamo arrivati, che era tutto buio, un casino di sera. Sì. Veramente un macello. Ma per adesso molto semplice, siamo andati lì col passaporto, ci hanno stampato il biglietto qui. Adesso andiamo avanti, non lo so se fanno gli scanner un'altra volta. Cartello Genova, così non ti perdi, sai che devi andare a Genova. Che altro non so quanto dovremo aspettare lì. Ma non ci si capisce nulla ragazzi, perché sul biglietto c'è scritto che il check-in è chiuso alle 8, apre alle 4, bisogna essere lì e 8 ore prima, cioè tanto è uguale. Ora vediamo. Vediamo un attimo, la nave comunque è già lì, perché sì? È attraccata GNV, sì, eccola lì, se è quella lì, è lì. Quella era la zona dello scanner quando siamo arrivati. Ce la faranno bianco? Regola no, il cavolo viene fregato lo scanner ora in uscita. Non credo, lo sai. Questi grandi controlli dello scanner che non si è ancora capito cosa dovevano cercare. Le bombe! Perché il drone in 4 scanner l'hanno trovato. No, l'hai fatto.
Boia, anche la cassa da morto abbiamo davanti. Ma no, non è piena. Non è piena. È una macchina, un carro funebre. Non credo. Oh. Siamo ancora in fila. Ragazzi, prendetevela con calma perché queste navi qui sono veramente una roba disarmante. Sono le 7. Tra l'altro, fra un'ora chiude il check-in. Ma il check-in l'hai già fatto te? Sì, sì, no, per dire, chiude il check-in. La nave parte a mezzanotte. E poi mi sa che ci rifanno lo scanner. Oh, noi siamo andati a mangiare la pizza sulla nave. Ma... che le ha fame quando sta fermo e si annoia, gli viene fame. Rifaremo un'altra volta lo scanner. Tra l'altro sono tutti molto arrabbiati, suonano in continuazione. Boh, vediamo a che ora riusciremo a salire sulla nave. Ce la fa solo anche noi, oh. Ora ci dovete dire voi cosa gliene frega a loro di fare lo scanner in uscita. Ma cosa gliene frega? È fissati con questo scanner. Ci sono veramente fissati. Oh, ci sono delle normative nuove. Già, ma anche Turchia. Sì. Turchia, scanner, cane. Cane ovunque, cane sul tetto, cane che ha graffiato T-Wolf, che ha graffiato il pannello solare, che ha montato nel letto. Vediamo se dopo questo scanner, poi c'è mezzo scanner, lui non lo prende neanche, l'ultimo furgone, vabbè, l'organizzazione lascia un po' a desiderare, vediamo se riusciamo, anche perché sono le 7:30, io volevo mangiare la pizza. Allora, scanner fatto, e diciamo che è una grandissima perdita di tempo perché siamo scesi, c'era la porta aperta e quello dello scanner era comodamente al cellulare a farsi gli affari suoi mentre passava sullo scanner, quindi vabbè. O c'è un sensore che suona se vede degli esplosivi, penso. Forse... io credo che cercano quelli, credo che cercano il drone. Armi. Che gliene frega. Queste cose qui poi hanno affacciato il cane, ma stavolta non è montato neanche e stiamo andando, spero, finalmente dentro la nave. Come mai? Perché sono non so più quante ore che siamo qui. E niente ragazzi, alla fine ci siamo alzati il tetto e abbiamo mangiato qua perché stanno ancora facendo imbarcare le persone e non ho capito per quale, con che logica facciano entrare prima o dopo. Non c'è una logica perché noi siamo arrivati molto prima e ci hanno messo nell'ultima fila. Da lì è gente che era dietro di noi. Eh sì, quindi sono persone che hanno fatto lo scanner dopo di noi. Quindi, boh, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora un po' prima di poter salire sulla nave. Ma adesso, boh, forse ci chiamano. Ma non so. Ci hanno chiamato, quindi adesso ci imbarchiamo. Sei contenta? Da morire. L'Ale è incazzata come una iena. Va bene, dai, ragazzi, ci hanno chiamato. Adesso ci dovremmo imbarcare. Stiamo per lasciare il territorio marocchino. Quando lasciavo la moto mi preoccupavo di più sulle navi, la macchina sono più tranquillo perché è su quattro ruote. Andiamo a prendere possesso della cabina. Abbiamo preso possesso della nostra possente cabina e diciamo che questa volta non ci è andata bene neanche con la cabina perché è un po' sporca, ecco, diciamo, c'era un po' di sporcizia qui, erano un po' sporchi i cuscini, però ragazzi. Va bene così. Quindi adesso si va a letto e ci vediamo quando sbarcheremo in Italia. Bella gente, buongiorno. Questa è la nostra faccia dopo 50 passate ore di nave. Mamma mia. Guarda, se ci deve essere una cosa negativa andiamo a Marocco nella nave. Però siamo stati fortunati perché entrambe le navigazioni non abbiamo mai trovato mare mosso, anche se però questa volta in questa nave qui è stato un po' un dramma perché non,
Non era una gran bella nave come quella dell'andata, sempre grandi navi veloci, però purtroppo questa qui era sporca, un po' mezza rotta. Infatti la cabina non è quella dell'inizio perché ce la siamo dovuta far cambiare, cioè, tipo perché questa gente qui così si porta sulla roba da mangiare, quindi ovviamente c'è un puzzo di mangiare, un sudicio nei corridoi, cioè la lasciamo perdere. E quindi quando l'Ale è andata a brontolare ci hanno dato anche la cabina con la finestra, quindi ci abbiamo guadagnato un po' di luce. Dovremmo essere molto molto vicini al porto, perché ho visto prima dal radar del telefono che non manca molto, quindi a breve scenderemo. Ragazzi, siamo di nuovo in macchina. Arrivati. Questa volta sbarchiamo davvero. Adesso facciamo le procedure di manovra qui che sì. Ci ha seguito dall'andata. Bisogna stare attenti perché quando sbarcano vi fanno un casino. Infatti la lui sta uscendo di lì perché questi davanti sono arrivati. Sbarco effettuato. Adesso si è dovuta arrabbiare subito con quello là davanti. Vabbè, oh ragazzi, fa parte del gioco dello sbarco. Comunque qui ci sono già tutta la gente pronta come all'andata, con tutte queste macchine stra super cariche, perché questa nave alle 5 riparte l'altra volta e ci rimane. Ci chiedono anche a noi di essere 5 ore prima lì, cioè 10 e mezzo, noi saremo a mezzogiorno. Guarda, ci hanno preparato il camion, no? Ma bellino, tutto vedi, color militare, è mimetizzato, a posto. Serve. Vedi come aggancia la seta loro. Andiamo verso l'autostrada, va. Sì, la nostra uscita dell'autostrada Versilia. La nostra terra ci chiama. E ci ha accolto con un bel sole. Effettivamente, ragazzi, c'è un bel sole. Un po' di ventarello, eh? In Marocco era più caldo, ma non tanto di più. È primavera. Sì, ma ora si va a me a casa, ora si va a mangiare fuori. Yeah! Oh! Affettati, affettati, prosecchino! Direte, ma perché non bevi vino rosso? No, basta, voglio un prosecco. Non vi si piglia mia in giro, ora si va a mangiare fuori, è ragazzi. Sera. Da un nostro caro amico che ha una trattoria qua a Pietrasanta, una cucina tipica. Ci vuole. Ah, eh. Contenta. Ma quanto ci sono mancati. Poi ragazzi, i nostri affettati. Abbiamo il prosciutto crudo, la mortadella nostrale. E voi non lo sapete che cos'è la mortadella nostrale, tanto dicono, ah, ma no, la mortadella è un'altra cosa. È vero, questo è un salame con i chiari molto grandi che noi chiamiamo mortadella nostrale. Il lardo di colonnata, il salame contadino, il prosciutto crudo, gli immancabili fegatini, ma soprattutto le panzanelle, panzerotti, coccole, chiamatele come vi pare, penso sono buonissime. E per finire da toscanarci, Doc, pappa al pomodoro, rivisitata con un pochino di ricotta salata. Ragazzi, la trattoria si chiama Il Peposo, quindi se uno viene qui e mangia il peposo, non ci siamo. Oh, ti è piaciuto? Ok. Siamo nell'ascensore di casa. No! Sempre duro il rientro, ragazzi, sempre più duro, ogni anno più duro.
freschi freschi, proprio neanche aprì le finestre, eh? Sì. Bene ragazzi, siamo rientrati a casa e questa volta il viaggio in Marocco è realmente finito. Grazie mille di essere stati con noi. Il canale non è diventato un canale di quelli stra super mega ultra famosi, però a noi ci fa piacere. Comunque vi abbiamo sempre detto che noi questi video non li facciamo per soldi, ma li facciamo principalmente per noi. E quindi, se siamo tanti o siamo pochi, i video personalmente io continuerò a farli. Ci piace farli, ci piace che ci seguiate, certo, in dare una forma di ispirazione anche a qualcuno, un consiglio, un qualcosa, certo, per raccontare, certo, ma soprattutto perché a me sinceramente quando saremo vecchi mi piacerà mettermi sul divano, non so se sarà questo, guardare la televisione e ricordarmi quello che ho fatto. Quindi io non smetterò mai di fare questi video e di portarvi in giro per il mondo insieme a noi. Quindi ragazzi, grazie mille a tutti. Grazie. I video, come vi abbiamo detto diverse volte, non finiranno qui, continueremo sicuramente a farli, faremo degli argomenti un po' particolari anche inerenti al prossimo viaggio. Vi pubblicheremo il primo viaggio che è stato fatto con il Defender, dove eravamo tutti e due, ma l'Alessia ancora era un po', diciamo, titubante della telecamera, quindi non si faceva vedere. Vi pubblicheremo tutto il primo viaggio che è stato fatto di rodaggio con la nostra macchina in Sardegna. Quindi ragazzi, grazie mille e ci vediamo alla forse prima puntata della Sardegna. Ciao ciao. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answer.